Der Vizeminister für Wirtschaft und Finanzen Enrico Morando war zu Besuch beim Raiffeisenverband Südtirol. Raiffeisen Nachrichten hat mit ihm über die wirtschaftliche Situation Italiens und das Bankenwesen gesprochen. Come vede le prospettive per l'economia d'Italia e anche quella europea? Dunque, adesso, come tutti sanno, il segno davanti all'andamento del prodotto interno lordo è più invece di essere meno, come è accaduto negli anni scorsi. Però la ripresa è ancora molto gracile e quindi non dobbiamo demordere rispetto alla linea che abbiamo seguito in questi due anni. Accelerare il cambiamento del Paese per renderlo capace di reggere la competizione meglio nel contesto globale di quanto non abbia fatto nel corso di questi anni. C'è un problema di produttività che va affrontato del nostro sistema nel suo complesso e per consentire ai lavoratori e alle imprese italiane di reggere la competizione globale bisogna realizzare riforme che da un lato rimuovano gli ostacoli che impediscono la crescita. Penso per esempio al livello di pressione fiscale troppo elevato sul lavoro e sull'impresa e dall'altro promuovano le forze che sono in grado di spingere la crescita, per esempio la qualità del capitale umano, quindi riforma del sistema di istruzione, per esempio il buon funzionamento della giustizia civile, che bene in Italia purtroppo non funziona, per quanto qui a Bolzano funzioni un po' meglio che altrove, ma mediamente le performance del sistema giustizia non sono soddisfacenti nel nostro Paese. Così come si può proseguire con abbiamo bisogno che il sistema del credito sia messo in grado effettivamente di finanziare gli investimenti delle imprese per aumentare la loro capacità produttiva. In questo momento il sistema del credito italiano, che pure è globalmente solido, ha bisogno di cambiare a sua volta in modo profondo anche per tenere conto delle modificazioni che si sono introdotte a livello europeo con l'unione bancaria. Insomma, la morale è se vogliamo crescere, dobbiamo cambiare ad un ritmo più intenso, ancora più intenso di quello che ha caratterizzato questi due anni. Quando si cambia si rischia di sbagliare, ma meglio correre questo rischio che stare fermi sul posto. Anche la riforma sul settore bancario ha comportato tanti cambiamenti. Secondo lei, quali saranno i cambiamenti più incisivi? Guardi, nel campo del sistema bancario davvero il ritmo del cambiamento impresso nel corso di questi ultimi due anni è abbastanza impressionante. Prima con la riforma delle banche popolari, poi la riforma delle banche di credito cooperativo, poi gli interventi per favorire la creazione in Italia di un mercato delle sofferenze bancarie, perché le banche italiane hanno accumulato troppe sofferenze, il che ostacola il fatto che siano in grado di fare credito alle imprese. Allora per ridurre questo livello di sofferenze bisogna creare un mercato delle sofferenze bancarie come quello che c'è in altri paesi. Per fare questo abbiamo avuto bisogno di introdurre una garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni che abbiano come sottostante le sofferenze bancarie, così come adesso abbiamo appena emanato un decreto che interviene sul versante dell'accelerazione delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive, sempre per fare in modo che le banche con maggiore facilità possano ridurre il livello delle sofferenze e il livello dei crediti deteriorati che caratterizza i loro bilanci. Insomma, abbiamo adottato un insieme di misure, compreso il fatto che abbiamo spinto i privati, senza metterci soldi pubblici, senza fare leggi, ma abbiamo spinto i privati a costituire il Fondo Atlante, un'altra delle misure importanti a questo proposito. Abbiamo cercato di creare le condizioni perché il sistema del credito, il cui buon funzionamento è un requisito fondamentale per tornare a crescere, possa tradurre in interventi a favore delle imprese e delle famiglie
quella politica monetaria ultra espansiva che la Banca Centrale Europea sta facendo, ma che fatica a trasmettersi all'economia reale. E tutte quelle riforme fatte dal governo finora le ritiene sufficiente o ne seguiranno altre? No, non le ritengo assolutamente sufficienti. Bisogna proseguire e intensificare il ritmo delle riforme, anche se credo, per la verità, che nello specifico del settore bancario le riforme realizzate siano quelle strettamente necessarie. Anche per la mia salute, dico un po' scherzando, mi auguro che questo che abbiamo in discussione in questo momento in Parlamento sia l'ultimo dei decreti sulle banche che facciamo, perché uno ogni tre mesi proprio non lo reggo fisicamente. Adesso, a parte gli scherzi, penso che abbiamo fatto, le ho riassunte prima, le scelte essenziali. Credo che adesso noi ci si debba concentrare in altri interventi che hanno sempre la stessa finalità, aiutare il Paese a tornare a crescere, ma non riguardano più specificatamente il settore bancario. Ecco, l'ultima domanda. Le banche di credito cooperativo Raiffeisen della provincia di Bolzano formeranno un gruppo autonomo. Il suo punto di vista? Diciamo la verità e le cose con semplicità. Nel testo originario del decreto che riguardava l'intervento sulle banche di credito cooperativo era stato commesso un errore, rimediabile, ma un errore, cioè quello di non considerare con sufficiente attenzione la specificità del sistema delle banche di credito cooperativo Raiffeisen in provincia di Bolzano. Questo errore l'abbiamo rapidamente compreso, ancora più rapidamente corretto, e credo che adesso la soluzione che abbiamo adottato sia di piena soddisfazione. L'obiettivo che abbiamo perseguito nel fare l'intervento sulle banche di credito cooperativo è un obiettivo di consolidamento del sistema. In larga misura le banche di credito cooperativo della provincia di Bolzano questa operazione di consolidamento l'avevano già realizzata, e quindi l'avevano già realizzata per conto loro, sulla base di un'esperienza, di un'elaborazione che era caratteristica di questa parte del Paese. Quindi da questo punto di vista non c'era bisogno di omologarle al resto del sistema. Naturalmente noi ci auguriamo che anche attraverso l'applicazione della nuova regolazione, ferma l'autonomia, anche le banche di credito cooperativo della provincia di Bolzano ulteriormente si rafforzino, ma era giusto riconoscere la loro specificità e lo abbiamo fatto.